Allora, in collegamento per Real Inside, il grande Salvatore Esposito, nonché mio carissimo amico, non ha bisogno di presentazioni perché un po' lo conosciamo tutti in Italia, ma anche oltreoceano, perché nell'introdurlo dico che lui si trovava a Chicago, negli States, per registrare una famosissima serie americana, Fargo. Salvatore, allora, benvenuto. Ciao Alessandro, ciao. Senti, che mi dici? Com'è stato questo rientro? Voglio partire un po' da quello che hai vissuto negli ultimi giorni, negli Stati Uniti prima di rientrare in Italia. Perché hai deciso di ritornare qui? Ho deciso di ritornare innanzitutto perché avevano bloccato le riprese, diciamo che Hollywood si era bloccata, tutti i set cinematografici. Avevano chiuso da Hollywood a New York, a Los Angeles, a Chicago stessa, che è una delle più grandi città in termini cinematografici degli Stati Uniti. E quindi, poiché i tempi di ripresa erano molto, molto lenti, ne ho approfittato che negli Stati Uniti, diciamo, la situazione non è esplosa come è esplosa in questa settimana, e così sabato sono partito, per tornare in Italia. Ma Questo è tutto. Salvatore, ti volevo chiedere questo: che sensazione hai avuto negli Stati Uniti, che hanno sottovalutato il problema? Che idea ti sei fatto di come stanno reagendo a questa emergenza? Sottovalutato il problema, non so per quale motivo, Trump nelle sue dichiarazioni spesso definiva questo coronavirus come un'influenza, una normale influenza, quando poi in realtà l'OMS l'aveva già definito una pandemia, e quindi adesso diciamo che con ritardo si sono accorti che la situazione non era poi così semplice. Senti, Salvatore, un'ultima domanda sugli Stati Uniti. Hai vissuto per diversi mesi, tra l'altro ci siamo incontrati anche nel periodo natalizio a New York, ma hai trascorso diversi mesi lì negli Stati Uniti. Come è andato il lavoro? Come sta andando? Diciamo, come è stato vivere in un paese, insomma, come gli Stati Uniti, e che condizioni, da un punto di vista della cultura cinematografica, ci sono negli Stati Uniti? Ma guarda, io anzi ne approfitto di questa chiacchierata con te per ricordarti che noi abbiamo fatto diciamo, un video documentario che poi vedremo più avanti, Ah, e ti comunque ringrazio per questo. Grazie. ci siamo incontrati a New York e proprio io in quell'occasione, se ti ricordi, ti dissi che il mio sogno comunque era quello di iniziare a lavorare negli Stati Uniti per confrontarmi con un mercato, per confrontarmi con degli attori, dei registi di altissimo livello e soprattutto per vedere fino a che punto potevo far andare in là i miei sogni in base Sì. comunque a quello che potevo dimostrare. Sì. E ti devo dire la verità, le aspettative erano molto alte e il livello comunque che ho trovato è, soprattutto su questa produzione è altissimo. Mi sono trovato sul set con grandissimi attori e con delle persone veramente splendide. Devo dirti, mi sono trovato bene sia con il cast che con i registi, i produttori, la troupe, quindi lì si ha proprio l'idea, la sensazione che si ha a che fare con un grande Con un mercato, sì. diciamo così, un'industria, e quindi venivo trattato con i guanti. Devo dire la verità, effettivamente nelle nostre chiacchierate mi hai sempre detto che lì, diciamo, il livello, l'industria cinematografica è davvero qualcosa di incredibile, forse inimmaginabile. E io sono testimone di quanto tu abbia creduto in questo, ti meriti tutto il successo che stai vivendo. Però ritorniamo un po', diciamo, alla nostra terra. Niente, ti volevo chiedere, Salvatore, come pensi che, diciamo, stiamo reagendo a questa emergenza? Sai, tu sei una persona molto stimata dai napoletani, seguita. Cosa ti senti di dire, diciamo, ai napoletani, ecco, in questa fase? Beh, la prima cosa è restate a casa, seguite le direttive del Presidente del Consiglio, dell'OMS, anche perché anche una banale
per comprare beni non di prima necessità può essere letale, se non per voi, per le persone che vi stanno attorno, perché il grave dramma di questo virus non è la sua mortalità, ma è la diffusione del contagio, sì, e soprattutto il fatto che sulle persone più in là con gli anni o che hanno già qualche acciacco, qualche debolezza, può essere letale. Quindi se un ragazzo, se un adulto esce così e crede di essere immune a tutto, anche se lui non prende il virus, rischia di contagiare sua madre, suo padre, i suoi nonni, rischia di perderli. Quindi perché dobbiamo trasformarci negli assassini, anche se involontari, dei nostri cari? È vero, è vero, è vero, è vero. Senti, Napoli risponde ai tuoi appelli sempre con grande entusiasmo. Tu come giudichi anche, diciamo, il popolo napoletano? Non ti dico di giudicarlo, ma almeno di dirci che ne pensi su come sta reagendo, diciamo, a questa emergenza. Si comportano bene? Credi che il presidente pure De Luca stia facendo bene ad utilizzare un po' il pugno di ferro? Che idea ti sei fatto? Guarda, c'è un detto che noi napoletani conosciamo benissimo e che già i nostri nonni, i nostri genitori ce lo ripetevano spesso: mazza e panella fanno i figli, panella senza mazza fanno i figli e pazza. E quindi credo che questa sia la... Vabbè, hai detto tutto, con questo hai detto tutto. Senti Salvatore, proprio giusto altre due piccolissime riflessioni. Quando pensi che ritorneremo alla normalità e soprattutto come pensi che reagiremo quando tutto questo incubo sarà finito? Allora, credo che per ritornare alla normalità, se solo osserviamo chi ha vissuto per primo questo dramma, ossia la Cina, ha iniziato a rendersi conto del virus a gennaio, e io ho avuto il piacere ieri di parlare con Fabio Cannavaro, campione del mondo, e con stamattina con Paolo Cannavaro, che sono entrambi in Cina, e loro mi hanno detto che oggi, cioè stamattina, era entrata in vigore la legge dove la mascherina era obbligatoria solo nei luoghi pubblici, all'esterno non era più obbligatoria. Però mi ricordava che in ogni luogo pubblico o non veniva misurata la temperatura, c'era un controllo costante, continuo, nonostante sì, ai noi ad oggi il numero dei morti in Italia ha superato quelli della Cina. È vero, sì. Quindi loro comunque hanno vissuto 3 mesi per superare questo problema. Io mi augurerei che anche noi in 3 mesi iniziassimo a risolvere la situazione, e io credo che l'estate ci aiuti in questo, anche perché il virus ha dimostrato che attecchisce nei luoghi dove lo smog era molto elevato, magari le temperature molto alte, non resisteva alle temperature molto alte, parliamo di superiori ai 30 gradi, quindi spero che questo ci dia una mano. Detto questo, poi dopo la crisi, diciamo così, medica, sanitaria, ci sarà una crisi economica dovuta ai tanti mesi di chiusura di attività, ai tanti posti di lavoro persi, ma dopo un primo periodo di difficoltà, secondo me poi il lavoro tornerà, perché poi ci sarà bisogno di rimettere in sesto l'economia, le attività riprenderanno, rifioriranno. Ci vuole solo un po' di pazienza, questo è un virus che ha messo in ginocchio tutti, e quindi bisogna avere pazienza. Va bene, Salvatore, niente, io ti saluto, ti ringrazio per l'affetto, l'amicizia, perché ci siamo sentiti in questi giorni e so, insomma, che sono momenti in cui sono anche forse l'unica cosa positiva e che ci fanno riflettere anche sulle cose un po' più serie. Io ne ho parlato più volte con te, sai come la penso io, affidiamoci anche a Dio e tutto questo, speriamo finisca presto e tutte le persone in questo momento difficile possono anche riflettere sui valori che contano nella vita. Quindi io ti ringrazio, perché tu non ti fai non ti rifiuti, sei sempre presente sui social, incoraggi i napoletani, e quindi ti ringrazio anche come napoletano, ok? grazie
grazie. Amico mio, un abbraccio e forza noi e forza Napoli e forza gli italiani. Assolutamente, forza, restate a casa. Restiamo a casa, grazie Salvatore, un abbraccio. Grazie a te. Grazie, grazie.